Mario Magliozzi, parliamo allora subito di questa iniziativa qui allo stadio di Castiglione per parlare di questi Koala Camp, un'iniziativa completamente nuova per Castiglione. Sì, completamente nuova e che noi abbiamo sposato per la voglia di dare un'offerta calcistica diversa a questi ragazzi. Noi abbiamo tutto giovanile, dai piccoli amici fino ai juniores, però ovviamente questa era una cosa diversa, c'è stata prospettata una cosa diversa, effettivamente è una cosa diversa, poi soprattutto fatta con tecnici professionali e professionisti, diciamola così, perché professionali siamo anche noi, loro sono professionisti, ecco, diciamo così, quindi per ora i genitori sono contenti, i bambini sono contenti, quindi diciamo che l'esperimento sta funzionando bene, certo. Ecco, infatti la valenza è un po' di unire il divertimento alla... Guardi, diciamo che questo lo facciamo sempre, diciamo che è il nostro faro, quello di riuscire a far divertire sempre senza i ragazzi, senza ossessionarli con il risultato. E fondamentalmente la filosofia della Castiglionese, specialmente il settore giovanile, è quello di riuscire, se noi a fine dell'anno siamo riusciti a far innamorare questi ragazzi del calcio, ecco, noi siamo contenti e quindi pensiamo di aver raggiunto il nostro obiettivo. Diciamo che per ora possiamo essere contenti, anche perché quando si inizia la stagione calcistica con 20 bimbi, si finisce con 25, vuol dire che si è lavorato È stato seminato bene. Che si è lavorato bene. Ecco, una considerazione, so che alla fine della settimana ci sarà poi una premiazione nel corso... Sì, ecco. Domani, che non è il fine corso, ma il fine corso ci sarà sabato, giusto? Quindi sabato ci sarà l'ultima giornata, ma venerdì sera abbiamo deciso di coinvolgere i bambini del Koala Camp in questa partita della vita, che è una partita che si svolgerà al Casamora, l'altro impianto che c'è qui a Castiglione, fra una squadra di ex giocatori della Stinese, fra cui anche il sottoscritto, e una squadra di personaggi dello sport e dello spettacolo che verranno appositamente qui a Castiglione per fare questa partita, e il ricavato delle entrate che saranno ad offerta verrà utilizzato per acquistare un defibrillatore per la Croce Rossa, da qui appunto il nome Per la Vita, perché servirà a salvare delle vite. Quindi diciamo che è un inizio questa qui a Castiglione, e le prospettive sono di crescere anche magari un'edizione il prossimo anno più grande, magari anche portata al pomeriggio. Vediamo, l'idea era questa, ne avevamo parlato anche con Nicola, avevamo deciso appunto di fare soltanto per il primo step, di iniziare con una seduta mattutina. Niente ci vieta l'anno prossimo di proseguire anche nel pomeriggio, perché effettivamente diciamo che la formula del camp estivo prevede appunto la giornata intera, anche perché il genitore in quella settimana si sente, come dire, liberato fra virgolette dell'impegno del bambino.